della Repubblica ha concesso al Comune di Empoli la medaglia d'oro al merito civile. Motivo dell'onorificenza il valoroso comportamento tenuto dalla popolazione durante la Resistenza. In onda alle 20 la terza puntata di A5 Salute. Al centro della trasmissione l'hospice, ovvero la nascita ad Empoli entro il 2018 di un centro residenziale di cure palliative presso la residenza sanitaria assistita di Via Volta. Festa grande ieri sera a Santa Croce sull'Arno per la cena di Natale targata Chemas Lamipel. Questa sera alle 20.15 andrà in onda una 5 speciale sull'evento. Buonasera e bentrovati. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con decreto del 19 ottobre 2017, ha concesso al Comune di Empoli la medaglia d'oro al merito civile per il valoroso comportamento tenuto dalla popolazione durante la Resistenza. L'onorificenza costituisce un riconoscimento del coraggio, della determinazione e dello spirito di sacrificio e dedizione alla patria dimostrati dalla comunità empolese durante l'occupazione nazifascista. Sarà il ministro dell'Interno Marco Minniti a consegnare, durante una cerimonia ufficiale che si terrà martedì 16 gennaio al Palazzo delle Esposizioni di Piazza Guido Guerra, la medaglia d'oro al merito civile al sindaco Brenda Barnini. Entro il 25 aprile 2016, quando lo stesso primo cittadino, nel suo discorso di fronte al Cippo di Piazza 24 luglio, dopo la deposizione della corona al monumento ai caduti in Piazza della Vittoria, avanzò la richiesta. Sempre più tesi i rapporti tra gli agenti di Polizia Municipale Empolese Valdelsa e i sindaci dell'Unione dei Comuni. Domani la Giunta dell'Unione al completo terrà una conferenza stampa per spiegare lo stato della vertenza, ma intanto si segnala il brutto clima che si è venuto a creare in Consiglio Comunale ad Empoli venerdì scorso, quando alla presenza di una quarantina di agenti la maggioranza voleva impedire al consigliere Andrea Poggianti del centrodestra di leggere un comunicato sindacale mentre presentava la sua mozione sull'argomento. La RSU della Polizia Municipale denuncia la forzatura della Presidente Brenda Barnini all'incontro in prefettura. Le firme apposte sul documento non erano un sì al trasferimento del personale dai singoli comuni all'Unione e a un accordo su 3 dei 4 punti, ma i rappresentanti sostengono di aver firmato solo per la presenza al tavolo. L'eventuale accordo dovrà passare dall'assemblea sindacale. Tutto tranquillo al Consiglio Comunale di ieri a Certaldo. Veniamo alla cronaca. Paura ieri sera per un ciclista investito in via Sant'Andrea a Santa Croce sull'Arno. La gravità dell'evento si è subito ridimensionata con l'intervento dell'ambulanza infermieristica della pubblica assistenza che ha trasportato il paziente al pronto soccorso di Empoli in codice verde. Ad oggi è un deposito di vecchi rottami abbandonati. A inizio secolo era un'importante area per i lavoratori del settore della zona. Stiamo parlando della ex Montecatini di Castelfiorentino. Susi Giglioli, presidente di un'associazione civica di centrodestra, riaccende la discussione. Il sindaco castellano Alessio Falorni non replica poiché non ci sono ancora novità sulla questione, alla quale l'amministrazione sta lavorando da 3 anni per trovare la soluzione migliore. Vediamo il servizio che è di Andrea Vegna. Si torna a parlare dell'area ex Montecatini a Castelfiorentino. A sollevare la discussione è Susi Giglioli, presidente dell'associazione civica di centrodestra Insieme per Cambiare. Ma facciamo un salto indietro. L'area ospitava all'inizio del Novecento una fabbrica di concimi chimici di proprietà Puccioni. Nel 1950 viene inaugurato lo stabilimento dal nome Montecatini Edison. Intorno alla metà degli anni 60 l'azienda chiude. Nel 1982 il comune ne diventa proprietario acquistandolo al prezzo di 1 miliardo di lire. Le amministrazioni, durante questi anni, sono state impossibilitate a usare e sfruttare quest'area in quanto il terreno è inquinato da prodotti chimici e necessita di una profonda bonifica con costi altissimi e l'indispensabile aiuto di privati. Le amministrazioni comunali, dal 1982 ad oggi, si sono ritrovate a fare i conti con un ecomostro di 70.000 metri quadrati, al quale va trovata una soluzione. Quello spazio, che si trova tra via Leonardo da Vinci, via 24 Maggio e piazza Berlinguer, si trova in un punto centrale del paese. Bandi per cedere l'area ne sono stati fatti, offerte concrete nessuna. Negli anni l'unico utilizzo che si è potuto fare di quell'area è una sorta di deposito per la polizia municipale e quando si festeggiava il carnevale era il vecchio garage dei carri. Ad oggi stiamo assistendo ad un nuovo abbandono dell'area
e, come dice Giglioli, la Montecatini viene utilizzata per accatastare rottami e rifiuti di ogni genere ed è un pessimo esempio per un'amministrazione che non perde occasione per pretendere quel giusto senso civico al rispetto dell'ambiente e del decoro pubblico dai propri cittadini. A Castelfranco di Sotto sono in arrivo importanti opere infrastrutturali. Domani sarà presentato in conferenza stampa il primo intervento in programma per la realizzazione del Parco Fluviale dell'Arno, un'area che si svilupperà tra il Palazzetto dello Sport e l'argine del fiume. L'affidamento dei lavori si è appena concluso e la realizzazione dell'opera partirà entro la fine del 2017, con il rifacimento del percorso pedonale sulla sommità dell'argine. Venerdì sarà invece inaugurato il braccetto di collegamento tra l'area industriale del Macrolotto di Castelfranco e la Bretella del Cuoio, un evento che porterà benefici alla viabilità locale e non solo. Questa sera alle ore 21 nella saletta di Via 2 Giugno a Certaldo si terrà un'altra tappa del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Il percorso partecipato, aperto ai cittadini, alle associazioni, ai titolari di attività e in particolare a chi abita o lavora nel centro urbano, servirà a delineare il futuro della mobilità, viabilità e sosta certaldese. L'incontro non si svolgerà a tavoli ma in seduta plenaria e sarà particolarmente importante in quanto nella prima parte saranno illustrati il lavoro svolto e la sintesi dei contributi ricevuti nel precedente incontro ai tavoli di partecipazione. Nella seconda parte sarà dato spazio agli interventi del pubblico e al dibattito sulle ipotesi di soluzione alle criticità attuali. Si ricorda che i dati riepilogativi sulla mobilità certaldese, frutto dello studio analitico della società Aleph, sono consultabili sul sito del Comune. Grazie all'importante collaborazione del Comune di Gambassi e delle associazioni gambassine, apre domani il nuovo satellite Lilith nei locali del Comune stesso. Nel 2017 le pubbliche assistenze riunite, insieme ad Auser Empoli e Associazione Le Mimose di Cerretto Guidi, hanno voluto partecipare con il progetto I satelliti si espandono a un bando promosso dal CESVOT riguardante il volontariato per la comunità. Si è giunti così al consolidamento dei satelliti già esistenti e all'apertura di altri due. Un nuovo punto di riferimento per il centro aiuto Donna Lilith sarà dunque aperto domani mattina presso il Comune di Gambassi e uno sportello informativo presso l'Associazione Le Mimose di Cerretto Guidi. Avremo quindi dal 2018 la presenza di ben 13 satelliti nel territorio empolese Valdelsa e Valdarno. La libertà di espressione, sancita anche dalla nostra Costituzione, non contempla il pensiero fascista o di ispirazione fascista. Così le sezioni ampi di Empoli, Vinci, Fucecchio, Montaglione, Montespertoli, Certaldo e Montelupo Fiorentino commentano quanto avvenuto sabato a Cascina. Davanti a un banchino di Casa Pound alcune donne hanno spontaneamente iniziato a cantare Bella Ciao, la canzone simbolo della resistenza. L'Ampi condanna quello che si è verificato dopo nella pagina Facebook dell'associazione La Rossa di Lari. In quel contesto di anonimato, dietro la tastiera, si sono sviluppati i peggiori istinti dell'uomo, si legge in una nota. Centinaia infatti sono stati i commenti volgari, sessisti e non ultimo fascisti che hanno accompagnato il video con il canto delle donne. Crediamo che questo tipo di violenza che si sviluppa in rete sia da monitorare e da osteggiare con tutti i mezzi democratici di cui disponiamo, perché non è dissimile alla violenza fascista da strada. Con un commosso e vivo ricordo di quegli anni, fatto anche da chi era presente in quel lontano 1959, il Centro Studi sull'Ars Nova Italiana del 300 di Certaldo, la cui sede amministrativa coincide con la Casa di Boccaccio, è stato intitolato al suo fondatore, Marcello Masini, sindaco dal 56 al 75. L'intitolazione è avvenuta al termine di una 3 giorni di studi, conferenze e presentazioni di libri, che ha visto la partecipazione di studiosi, sia giovani che affermati, di letteratura e musica medievale. La cerimonia si è chiusa col commosso ricordo del padre fatto da Caterina Masini, che ha ringraziato per l'iniziativa e riportato ai presenti i suoi ricordi di bambina della nascita del Centro Studi. Si è tenuto venerdì 15 dicembre al Museo della Vite e del Vino I Lecci di Monte Espertoli il primo evento di food raising del Museo Diffuso Empolese Valdelsa. L'idea è nata negli USA con l'obiettivo di sostenere con piccoli finanziamenti i progetti creativi. Sentiamo. Un nuovo modo di reperire risorse, attraverso un meccanismo decisamente facile e divertente. Si selezionano progetti che hanno il giusto equilibrio tra creatività e spirito imprenditoriale e si organizza una cena con persone appassionate di arte e cultura in genere.
I creativi presentano i loro progetti e al termine della cena i commensali votano l'idea che li ha convinti di più. Dopo un anno che il Museo Diffuso è nato abbiamo già raggiunto molti traguardi importanti, fra cui la direzione scientifica, fra cui le vincite di alcuni bandi. Stasera è stata appunto una serata in cui ancor più abbiamo sperimentato quanto è positivo stare insieme e quanto serva stare insieme. Abbiamo conosciuto tanti creativi che hanno partecipato a questa call, a questa chiamata del sistema museale, che hanno conosciuto il Museo Diffuso, hanno conosciuto le nostre realtà e sulle nostre realtà hanno creato progetti culturali, talvolta teatrali, musicali o di vario genere per appunto proporli al nostro sistema museale. È vero, uno solo ha vinto, ma tutti gli altri sono molto validi e la serata è stata un modo per stare insieme, per conoscere e per poter sperimentare maggiormente quello che può essere il futuro del nostro sistema, museale, delle nostre realtà museali. Questa sera abbiamo realizzato il primo evento di fundraising dell'Empolese Valdelsa. Quindi un reperimento fondi partendo dal basso. Abbiamo coinvolto la comunità sia tra i progettisti, sono arrivati 24 progetti, che tra coloro che giudicavano questi progetti, che facevano parte di commensali che hanno votato il migliore. I progetti pervenuti sono stati valutati preventivamente da una commissione in base a tre criteri: innovazione, originalità e fattibilità. Il progetto vincitore, Taste in Mudeb, è stato il più votato, aggiudicandosi così l'incasso della cena, al netto delle spese di organizzazione. Partendo da una ristretta selezione di opere esposte in tre dei musei del Mudeb e dall'analisi della cultura vinicola territoriale, il progetto si propone di instaurare molteplici confronti e collegamenti tra opere d'arte e vini locali, alla ricerca di storie e linguaggi comuni. Siamo felici di aver vinto la call della cena dei musei con il nostro progetto Taste in Mudeb, che si propone di unire degustazioni enologiche e arte e di far comprendere e fare esperienza a tutti dei musei dell'Empolese Valdelsa. Il nostro progetto si propone di partire dal Museo Bego di Castelfiorentino, Museo della Ceramica di Montelupo e Museo della Collegiata di Empoli e poi estendersi a tutti i musei dell'Empolese Valdelsa. Certo, il ricavato non risolve le difficoltà economiche di un progetto artistico, ma rappresenta un'iniezione di fiducia importante. È un modo per far conoscere l'idea, per creare relazioni diverse e per testare un'iniziativa. Domani si terrà la prima assemblea territoriale di Potere al Popolo in vista della presentazione di una lista alle prossime elezioni politiche. Sul territorio sono già diverse le realtà che si sono aggregate in un comitato promotore sulla base della proposta avanzata dai compagni dell'ex OPG Io Pazzo di Napoli. Questi ultimi saranno al circolo Arci Brusciana per discutere della lista e confrontarsi. Marco Cordone, segretario Lega Nord Empolese Valdelsa e consigliere nazionale del Carroccio, insieme, non è naturalmente questa la foto, insieme ai suoi collaboratori storici Manuelli e Frino, sarà domani al mercato di Fucecchio per fare gli auguri di Natale alla cittadinanza. L'appuntamento è un'apposita postazione in piazza 20 settembre, dalle 9 alle 13, orario in cui le persone interessate potranno firmare la petizione popolare contro lo Ius Soli. Domani torna un nuovo appuntamento con gli scrittori a chilometro zero e le loro presentazioni di libri nell'ambito del ciclo Empoli che scrive, che dà voce a una produzione editoriale di casa nostra. Gli incontri si svolgono di solito in una delle zone più accoglienti e informali della biblioteca, la cosiddetta area del loggiato coperto. Ospite dell'incontro alle 19 lo scrittore Fiorenzo Catanzaro, che presenterà il suo ultimo lavoro intitolato La setta, l'ingresso è libero. Va in onda questa sera alle 20 la terza puntata di A5 Salute, la trasmissione sui servizi sanitari a disposizione dei pazienti del territorio, nata dalla collaborazione tra la nostra redazione giornalistica e la ASL Toscana Centro. Tema di questo appuntamento l'hospice, ovvero la nascita ad Empoli entro il 2018 di un centro residenziale di cure palliative presso la residenza sanitaria assistita di Via Volta. La puntata sarà replicata domani a mezzogiorno, giovedì alle 19 e sabato alle 14.
Veniamo adesso al calcio. Secondo giorno di allenamento per l'Empoli targato Andreazzoli. Come si sa, da domenica scorsa Vincenzo Vivarini non è più al timone della squadra azzurra. Ieri ha avuto luogo la presentazione del nuovo tecnico. La prossima partita di campionato è dietro l'angolo, visto che l'Empoli scenderà in campo già dopodomani, giovedì alle 20:30 contro il Brescia. La gara del Castellani sarà diretta dal signor Rapuano di Rimini. C'è curiosità per quello che sarà il primo incontro con Aurelio Andreazzoli sulla panchina azzurra e per vedere la formazione che verrà messa in campo dal nuovo mister. L'allenatore ha approvato il modulo 4-3-1-2, dunque la difesa a 4 e la presenza di un trequartista. Oltre a Unterseer, Meschlise e Pejovic, ai box Ninkovic per una contusione a un piede e lavoro differenziato per Lollo. Festa grande ieri sera a Santa Croce sull'Arno per la cena di Natale targata Chemas Lamipel. Nella tana del Palaparenti i lupi hanno servito la cena a tutti i presenti. Questa sera alle 20:15 in questo canale andrà in onda una A5 speciale sull'evento. Vediamo. Festa in tutti i sensi quella di ieri sera al Palaparenti. Società, giocatori e tifosi si sono ritrovati per festeggiare il Natale, che coincide con un momento magico per la squadra. Sono rimaste poche le occasioni per far uscire la gente di casa, il carnevale, la coiopedia, i lupi, quindi facciamo tesoro di questa occasione, come una bella festa come stasera, per ritrovarsi, per fare in modo di fare stare insieme la gente, come succedeva una volta facendo il corso a passeggio o davanti a chiacchierare davanti alla chiesa. Oggi queste occasioni si stanno perdendo e noi con le partite, con i risultati, con queste feste ci farebbe piacere essere da tramite a un fatto di riaggregazione delle persone, quindi per noi è una serata molto importante che peraltro arriva a puntino in un momento dal punto di vista sportivo dell'annata molto topico, molto ricco di soddisfazioni ma ancora molto difficile da gestire e quindi la strada è ancora lunga. Mister Totti però ha la testa alla sfida di domani di Coppa Italia. Con i ragazzi abbiamo fatto un patto che le partite del campionato sono un tragitto, un percorso, quelle della Coppa Italia sono un altro percorso. Io credo che dopo la doppia sfida con Roma la pressione e il peso sia molto di più dalla loro parte, soprattutto dopo la nostra vittoria. E quindi noi lavoreremo su questo. Adesso domani proviamo a fare un bel allenamento e poi partiamo per Roma, ma per la Coppa Italia è una cosa che noi ci siamo meritati con un grandissimo metà del girone di andata e domani è un premio, giocheremo come un premio. Se riusciamo ad arrivare in finale facciamo qualcosa di straordinario, altrimenti ci abbiamo provato. I lupi, per questo Natale, si sono prodigati in un divertentissimo video di auguri sulle note di Jingle Bells. Con Basket 5. A partire dalle ore 21 la nostra emittente manderà in onda la sfida tra Pino Dragons Firenze e ABC Castelfiorentino. Ad aggiudicarsi la gara con il punteggio di 86-76 sono stati i padroni di casa, al termine di una splendida rimonta giallo-blu terminata però sul più bello. L'appuntamento con Basket 5 dunque per le ore 21, con repliche domani alle 23, giovedì alle 12 e alle 16. Veniamo adesso alle notizie sul meteo, ovviamente i dati si riferiscono alla giornata di oggi. Umidità relativa 35%, pressione atmosferica 1028 ectopascal, vento lieve da nord, temperatura minima meno 2,4 gradi, la massima 8,3. Per le previsioni, linea alla regia. Una buona serata a tutti, un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma. La carta della pressione al suolo che vedete alle mie spalle ci mostra una vasta area di alta pressione che interessa tutto il Mediterraneo centro-occidentale e gran parte della nostra penisola. La previsione per la giornata di domani vede in mattinata un po' di nuvolosità che arriva da est, dai Balcani, nubi dovute all'ingresso di un pulso freddo che transita rapidamente da nord-est verso sud, che porterà appunto un momentaneo aumento della nuvolosità soprattutto sulla parte più orientale e meridionale della regione. Questa nuvolosità potrà anche occasionalmente dar luogo
ha delle deboli nevicate sul Casentino, sui rilievi più orientali, sulla Val Tiberina. Le temperature sono previste stazionarie nei valori minimi. Per quanto riguarda il pomeriggio, cielo sereno ovunque, rasserenamenti piuttosto rapidi già dalla tarda mattinata per la verità, e poi nel pomeriggio avremo un cielo sereno, in serata temperature che torneranno a calare piuttosto rapidamente. Infine uno sguardo alla giornata di giovedì, cieli sereni ovunque con venti deboli da nord-est, locali rinforzi soltanto sul settore meridionale, sulla costa grossetana, e temperature senza variazioni di rilievo. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione. Per questa sera non ci sono altre notizie, il TG torna domani alla stessa ora. Arrivederci.